Che sei un pazzo, quanta roba da portare. È un bassista, cazzo. C'ha più effetti di me. Lui è un tuttista. È un tuttista lui. Fai meno lo sborone. Quando hai montato la batteria completamente, diccelo perché si va a posto. Nicola, raccontaci del nuovo rullante. Ti piace, ti soddisfa? Chiave, eh? Il rullo nuovo. Soddisfa. Bello? Meglio dell'altro? Sì. Come mai? Anche perché è più grande. Più grande, poi metà legno, metà acciaio. Più grande è sempre meglio. Grazie, questo va a finire dritto in web. No, no. No, no, tranquillo, non ci va a finire. Niente, non ho avuto barate. Come andate in moto col pazzo? È ancora vivo, mi resta male. Sento che questo è un altro. Cosa ha fatto a Sergio? Ma ti dirò, sarà la stagione, sarà che c'è meno gente in giro? Non c'è nessuno, c'è in autostrada. È 15 agosto, ragazzi. Tra l'altro Firenze Sud un quarto d'ora, ma che? Cioè, 6 minuti? Sai che ti ritirano la patente? Te la ritira, cioè non ci va a 130 una macchina come la mia. Vola. Ma comunque non c'è nessuno, arriva lo stesso. E quindi ti dirò? 7 minuti compreso il casello, cioè il pagamento al casello. Ad ogni modo sarà per questo probabilmente, sarà forse la stagione di karma, ma il dottor Salaorni è estremamente prudente in Vespa, molto tranquillo, molto circospetto e con tutte queste viuzze campagnole ti dirò il tragitto è gradevole. A un certo punto un semaforo ha spento il motore vieni un po' più avanti il motorino, perché non si sa come, ecco, fermo lì, fermo. E la cosa però mi ha fatto fa un po' effetto, capito? Sei solo in questa strada, al semaforo rosso e lui spegne. Perché? Mi dà fastidio il rumore. Non male. E a un certo punto si è parcheggiato accanto a noi, cioè insomma si è fermato accanto a noi. Un tizio, l'ho svegliato io ora. Ah, no. Bene. Un altro tizio in motorino che si è messo a fischiare. Però ha fischiato cosa? 5 minuti, cioè, ci siamo stati un po' su questo semaforo rosso. E c'era questo che fischiava, e a un certo punto, che come mai questa cosa mi disturbasse tanto, che fischiava forte, a un certo punto mi è venuto veramente voglia di girarmi e fargli: guarda, comprati una radio e non rompere i coglioni. Ma perché sì? Perché dice Sergio? Perché sono quelle cose che nonsense. Capisco. Scusami. Faccio così per mezz'ora. A te a un certo punto non ti viene di dire: guarda, dai retta, cioè, guardandolo fisso negli occhi. Io mi diverto invece, faccio veramente entro nel mio mondo. Io mi ricordo, senti, una cosa, una scena bellissima a Cuba, ma ti parlo del 1986, quando ancora Fidel Castro era un nemico dell'Occidente di quelli seri, esatto, non come quando adesso. Quando c'era l'Unione Sovietica, e mi ricordo c'era, non era come ora, che trovi un sacco di roba, ora c'era proprio due gelaterie, una all'hotel del presidente, e c'era una fila, ti garantisco, a bestiale. Questa è una delle scene più belle che ho visto nella mia vita. C'era una fila chilometrica ed era tipo un ghiacciolo con l'arancia congelato. E allora, basta. L'hanno fatto vedere le cose. Lo leccavano a turno. Scusami. Le cose è il suo turno. Lavorava così. Perché Miguel, vedi, no. E qui la fila di gente. Cioè, se era successo in Italia, vedevano tre che lavoravano così, succedeva la rivoluzione.
questo è un borghese, ecco, è un loale che vedete, loale che è, si è visto, vedete così, lo e tutta la fila. A un certo punto questo io, non è ovviamente spagnolo. Io ero lì che osservavo questa fila. Da splo. Dopo 5 minuti a ballare, tu non stai toccando un tinta, un tinta, un tinta, cioè, geniale. Una cosa veramente. Di due in una. O hai bevuto troppo la sera? No.